Allecco il ritorno della sfida playoff per l'accesso alla Serie B tra la formazione Lecchese e i rossoneri degli Rossi, che perdono la sfida per 3-1 e consentono ai Lombardi di approdare in cadetteria dopo 50 anni. La gara ha seguito la falsa riga dell'andata con i rossoneri che avevano riaperto il confronto con Biachason, chiamato a sostituire lo squalificato Costa dal primo minuto, e si dimostra determinante per la causa rossonera e porta in vantaggio i downi dopo 4 minuti di gara. Ottimo cross di Leo, il belga come un'aquila porta avanti il Foggia 1-0. Il Lecco rimane nella sua area e non fa nulla per contoribattere all'assalto rosso ma si procura il gol del Bari su un rigore provocato da Ongo che scatena le proteste rosso -nere. Dal dischetto vede la trasformazione di lepore. Alla fine del primo tempo 1-1. Nel secondo il Poggia avvane meno fluido del primo e da qui che comincia una gara importante per la formazione lecchese che si porta in vantaggio su uno sfortunato errore doppio di Dalmasso. Con il pallone ne approfitta l'actite ed insacca. Stesso copione anche per il definitivo 3-1. Stavolta il portiere rosso-nero sbaglia i tempi dell'uscita e la firma di Lepore porta i lecchiesi in B dopo 50 anni. E per il Poggia una conclusione amara e vefugiosa. Farda comunque di un'avventura vissuta a 360 gradi con la speranza di riprovarci la prossima stagione.